lascio la parola a Luigi Di Maio. Grande Giancarlo, buonasera a tutti. Grazie di essere qui, 5 ore in piedi, abbiamo fatto una maratona, grazie a tutti, grazie a chi ha organizzato questo evento, a chi l'ha messo in piedi, grazie davvero. Io stasera ho ascoltato molti interventi, altri non ho avuto modo di ascoltarli, ma so che è stato detto veramente tanto, su tutti gli argomenti che in questo momento affliggono il popolo italiano, sugli argomenti su cui saremo chiamati a scegliere, come quelli della riforma costituzionale. È stato detto tanto su tutti gli argomenti. Io stasera invece voglio raccontarvi una storia, ed è una storia che ci riguarda, che riguarda un nostro amministratore comunale, un nostro sindaco. Potrei raccontarne tante simili sui nostri sindaci siciliani, ma mi pare di raccontarvi quella di Filippo Nogarin, sindaco di Livorno. Io l'ho conosciuto circa un anno e mezzo fa, quando a Livorno il comune del PD tagliava soldi dai servizi sociali al cittadino per metterli nei debiti di un carrozzone politico che gestiva i rifiuti, una delle tante partecipate di quel comune, si chiamava AMS. Filippo Nogarin è stato il sindaco che ha avuto il coraggio di dire una cosa rivoluzionaria che dovrebbero fare tutti i sindaci con le mani libere, che non utilizzano le società partecipate per clientele e per dare posti di lavoro ai parenti e agli amici degli amici. Una cosa semplice: io non taglio più servizi sociali per rimpinguare i carrozzoni politici che sindacati e partiti hanno creato per i loro accidenti di interessi. Io voglio dare un reddito di cittadinanza comunale con quei soldi ai miei concittadini che hanno difficoltà a trovare un lavoro, e voglio risanare quella società partecipata facendo un concordato preventivo, si chiama così, che non è nient'altro che presentare la società di fronte a un giudice e insieme al tribunale ripianare i debiti. Aveva 42 milioni di euro di debiti, licenziare qualche dirigente inutile che è stato messo lì dentro dai partiti perché doveva avere qualche stipendio, perché è trombato da qualche elezione, e pagare i fornitori che se lo meritavano, prima le imprese e poi le banche. Io credo che voi ricordiate questa scelta di Filippo, perché siamo stati su tutti i TG e i giornali per mesi. Caos a Livorno, c'era assediato il consiglio comunale, 3 consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle sotto pressione dei media, dei partiti, di sedicenti professionisti che dicevano che Filippo fosse un pazzo a mandare in concordato quell'azienda, a voler risanarla senza metterci più soldi dei servizi sociali. 3 consiglieri mollarono. Noi avremo 3 consiglieri in meno, un assedio al Consiglio Comunale, i TG che parlavano della nostra incompetenza perché avevamo fatto una scelta di coraggio, smetterla di rimpinguare con soldi degli italiani carrozzoni elettorali, carrozzoni pubblici. Bene, noi siamo stati su tutti i TG quando ci dicevano che eravamo degli incompetenti. Ma qualcuno vi ha più detto che fine ha fatto la società dei rifiuti di Livorno? Vi ha più detto Livorno adesso come gestisce i rifiuti? Allora ve lo dico io. Il giudice ha approvato il piano presentato dal nostro sindaco dopo un anno, proprio in questi giorni. L'azienda non licenzierà lavoratori, a differenza di quello che dicevano i sindacati che protestavano sotto il comune contro il sindaco, e ripagherà il 90% dei fornitori che non erano mai stati pagati dalle amministrazioni PD precedenti, iniziando un piano di risanamento del debito. Io perché vi ho raccontato questa storia? Non per farvi bello, per dire che siamo bravi, per carità. Io vi racconto questa storia perché è passato un anno. Filippo e la sua giunta sono stati sotto il fuoco incrociato per un anno. Hanno perso 3 consiglieri comunali e un assessore. Sono stati chiamati incompetenti, ciarlatani, giovani senza esperienza, e oggi, mantenendo la barra dritta, arrivando ai risultati, nessuno ne parla più, perché tutti i media e tutti quei sedicenti esperti dovrebbero smentire se stessi. E allora governare in questo paese, che sia la nostra regione, che sia un comune o che sia il paese, significa mantenere la barra dritta, perché quando ti stanno attaccando tutti è lì che devi capire che stai facendo la scelta giusta. E guardate che
quando noi ci siamo messi in testa di cominciare a governare parti di questo paese, non abbiamo mai, mai pensato che avrebbero parlato tutti bene di noi. Qui nessuno parlerà bene di noi, perché noi rappresentiamo una minaccia al vecchio sistema dei partiti, perché se noi riusciamo a dimostrare che un movimento di cittadini è in grado di governare questo paese, loro sono spacciati. L'ultima cosa a cui si appigliano, grazie al fatto che hanno nominato direttori dei TG che fanno quello che gli dicono, l'ultima cosa a cui si appigliano è la paura che riescono a trasmettervi del Movimento 5 Stelle, facendovi pensare che eleggendo al governo il Movimento 5 Stelle il paese finirà nel baratro, finirà nel caos più totale. Ed è questo che provano a trasmettere. Però noi dobbiamo tenere la barra dritta, perché la stessa cosa lo facevano nel 2013. Vi ricordate quando ci dicevano: dovete fare le coalizioni altrimenti non riuscirete mai a vincere da nessuna parte? Ebbene, senza coalizioni abbiamo vinto a Roma e Torino, senza fare accordi con nessuno abbiamo vinto in oltre 35 comuni italiani. Vi ricordate quando nel 2009, nel 2010 ci dicevano: dovete prendervi i rimborsi elettorali, perché non si può fare politica senza soldi, non si può fare politica senza i soldi pubblici, i soldi pubblici servono a garantire la democrazia. Guardate, siamo gli unici che riempiono ancora le piazze senza soldi pubblici. E abbiamo, quante volte abbiamo dovuto discutere con tutti su questo tema, quante volte ci hanno messo gli uni contro gli altri su questo tema, quante volte ci hanno fatto dubitare di noi stessi, quando abbiamo avuto dei problemi, quando abbiamo avuto dei momenti in cui i cittadini italiani non ci hanno votato più come prima, quante volte noi abbiamo iniziato a discutere e qualcuno al nostro interno diceva: voi avete sbagliato perché non avete preso i soldi pubblici, avete sbagliato perché vi siete tagliati gli stipendi, dovevate prenderveli tutti e fare più manifesti, più volantini. Sono tutti metodi per mettere in discussione la nostra essenza e farci diventare come loro per poi sconfiggerci. Tenere la barra dritta significa continuare a credere in quello che abbiamo sempre creduto sin dall'inizio. Siamo l'unica forza politica di questo paese che fa una cosa che non serve alle casse dello Stato. Parliamoci chiaro, noi ci tagliamo lo stipendio non per rivoluzionare le condizioni economiche di questo paese, saremo scorretti a dirlo, non è un problema di casse dello Stato tagliare gli stipendi ai politici, è un problema di iniquità. Non ci sarà mai nessun cittadino che crederà alle leggi di questo Stato finché in questo Stato ci saranno persone che dopo 3 anni in Parlamento prendono un vitalizio di 9.000 euro, che dopo 10 anni in Parlamento prendono un vitalizio di 4.000 euro, con le minime a 400 o 500 euro. Come vogliamo parlare ancora in questo Paese di fiducia nelle istituzioni se le istituzioni non solo non danno l'esempio, ma sono il simbolo della sfiducia? Noi questo abbiamo fatto. Quando siamo arrivati in Parlamento, le promesse che potevamo mantenere le abbiamo mantenute, così come all'Assemblea regionale siciliana. Ma siamo stati maltrattati, siamo stati diffamati, proprio perché facevamo questo, perché non ci comportavamo come tutti gli altri, perché siamo stati gli unici ad avere il coraggio in questo Paese di dire che se tu sei un giornale devi pagarti con i soldi dei tuoi lettori, non con i soldi pubblici, perché se te li dà la politica i soldi, finisce che poi sei ricattato dalla politica per la tua stessa esistenza e cominci a scrivere in favore di quella politica che ti paga. È un meccanismo molto semplice. E allora, vi ricordate l'immagine del cittadino con l'elmetto di cui parlava Beppe quando abbiamo iniziato, all'inizio di questa avventura del Movimento 5 Stelle, su un palco a Milano quando l'ha fondato, disse: indossate l'elmetto e cominciamo a combattere. Più che mai questo è il momento di rimetterci quell'elmetto e camminare tutti insieme in un'unica direzione, perché l'unico nemico del Movimento 5 Stelle è il Movimento 5 Stelle. Se proveranno a dividerci, riusciranno a dividerci, se riusciranno a dividerci ci avranno sconfitto, se resteremo una testuggine riusciremo a mandarli tutti quanti a casa ed arrivare al governo di questo paese. E come tutti i cambiamenti in questo paese partono sempre dalla Sicilia,
a me piace ricordarla questa storia. Non avremmo mai preso il 25% alle elezioni politiche se non avessimo prima fatto il boom in Sicilia 4 mesi prima. Ad ottobre il boom, ottobre 2012, il boom in Sicilia con i nostri parlamentari regionali che entrano all'ARS, e a febbraio le persone che avevano preso fiducia soprattutto nel sud, dove non avevamo un consigliere comunale, ci votarono in massa e ci fecero diventare la prima forza politica italiana alle elezioni politiche del 2013. È l'unico motivo per cui non abbiamo la maggioranza alla Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle, è perché si sono fatti una legge elettorale, il Porcellum, che attribuì il premio di maggioranza incostituzionale al Partito Democratico, e oggi siamo di nuovo nella stessa situazione, ma con maggiore consapevolezza. Quindi hanno cambiato la legge elettorale sui comuni, voi lo sapete. Dopo che abbiamo vinto in tutti i comuni a queste elezioni comunali, alle ultime, hanno deciso di cambiare il concetto di maggioranza. In tutto il mondo la maggioranza è il 51%. Quindi tu diventi sindaco al primo turno alle comunali se raggiungi il 51%, la maggioranza. In Sicilia vi siete inventati un nuovo modo di definire la maggioranza. In Sicilia, d'ora in poi, con la legge sulle comunali, la maggioranza è il 40%. Quindi il 40% dei voti consente al primo turno di eleggere un sindaco. Abbassano le percentuali, trovano degli escamotaggi, come Matteo Renzi, che adesso vuole cambiare l'Italicum perché dopo Roma e Torino è spaventato dal fatto che possa perdere le prossime elezioni politiche. Faccia pure, a me non spaventa la legge elettorale. Noi dobbiamo convincerci che se i cittadini staranno con noi, qualunque sarà la legge elettorale, noi potremo vincere le elezioni e andare a governare. Ce la faremo comunque. Non mi fate fregare da quelli che dicono sì, ma adesso cambiano la legge elettorale e sono spacciati. A noi ci hanno dato sempre per spacciati in questi anni. Ad ogni elezione dicevano che saremmo morti un giorno dopo. Siamo qui vivi e vegeti, più forti di prima, senza mai aver trovato la scorciatoia, senza aver mai provato a negare i valori con cui siamo stati fondati, con cui siamo nati. Però dobbiamo fare un patto qui, lo facciamo qui a Catania, diciamocelo tutti quanti insieme. Guardate che questo è solo l'aperitivo, quello che sta succedendo in questi giorni tra Roma e tutto quello che ci stanno vomitando addosso. Voi avete un governatore che ha cambiato 50 assessori in 4 anni, nessuno ne ha mai parlato. Ne abbiamo cambiato uno a Roma, è successo il putiferio. Questo è solo un inizio, mettiamocelo bene in testa. Ci verranno tutti contro quando dal governo cambieremo il modello della sanità in Italia, togliendo la possibilità ai politici di nominare i dirigenti delle aziende ospedaliere. Ci verranno tutti contro. Come ci verranno tutti contro quando riformeremo la TV di Stato e non consentiremo più al governo di nominare i direttori dei TG, ma dovranno accedere in maniera meritocratica al ruolo di direttore dei TG, non per spartizioni partitocratiche. Ci verranno tutti contro quando metteremo mano ad Equitalia, perché eliminare Equitalia significa dimostrare che un metodo di riscossione differente è possibile in questo paese, in uno Stato che sia più amico del cittadino. Se noi negheremo quello che loro ci hanno sempre detto che non fosse possibile, beh, allora in quel momento ci verranno tutti contro, come quando gli faremo il reddito di cittadinanza e gli toglieremo il ricatto occupazionale a cui assistiamo ad ogni elezione in questo paese. Quando gli faremo il reddito di cittadinanza, toglieremo a loro la possibilità di andare in una famiglia disperata che ha 2 figli disoccupati e il padre senza lavoro e chiedergli di comprare il voto per 50 euro, glielo toglieremo, finirà il giochetto, perché ridaremo dignità alle famiglie italiane in difficoltà, ridaremo dignità a quelli che sono stati il loro serbatoio di voti per decenni in questo paese. Ci verranno contro anche su quella legge, e ci verranno contro anche quando, qui ci sono Daniele Pesco,
e Alessio Villarosa, istituiremo una banca pubblica italiana, una banca per gli investimenti. Le banche private facciano le banche private, noi però una banca dello Stato italiano che aiuti famiglie e imprese in difficoltà la faremo. E quando andremo ai tavoli europei spiegheremo a quei signori che i vincoli di bilancio che hanno deciso negli ultimi anni per noi non significano niente, perché a noi lo stipendio lo pagano i cittadini italiani, e che tu sia al governo o all'opposizione devi lavorare per i cittadini italiani, non per la Merkel e Hollande che pensano giustamente ai loro popoli. E se vogliamo mettere mano alle regole europee, la prima cosa da fare è non fare come fa questo signore qui, che ieri decide di non partecipare ad una conferenza stampa a cui non era neanche stato invitato, quello con la Merkel e Hollande, per quello che abbiamo saputo noi, però abbassa la testa, approva le agende e continua a tagliare alla sanità, continua a tagliare ai servizi sociali per usarli come bancomat per i suoi bonus. Guardate che in questi anni anche il governo Renzi ha avuto delle concessioni dall'Unione Europea, ha avuto dei fondi dall'Unione Europea, ma dove li ha messi quei fondi? Nei bonus per mandare al cinema i ragazzi e per comprarsi il voto dei diciottenni, e non gli ha funzionato perché ha perso le elezioni comunali. Nei bonus che doveva mettere sugli 80 euro e poi se li ha ripresi dopo le elezioni, in prossimità delle elezioni comunali. Ha messo quei soldi nel bonus per gli insegnanti pensando di riuscire a tenerli buoni dopo la pessima legge della buona scuola che gli ha fatto contro. Non solo non ha funzionato, ma ha sprecato tutti quei soldi, quei pochi soldi che si potevano utilizzare nel bilancio dello Stato per fare che cosa? Da una parte sì, il reddito di cittadinanza, ma noi il reddito di cittadinanza lo vogliamo finanziare tagliando sprechi e privilegi. Abbiamo 25 voci di spesa. Quando vi dicono ma non esistono le coperture, perché loro non le riescono a concepire quelle coperture, perché gli dovremmo tagliare le auto blu, dimezzare gli stipendi, eliminare i rimborsi elettorali, eliminare i finanziamenti all'editoria, aumentare la tassazione sul gioco d'azzardo, aumentare la tassazione sui concessionari autostradali, aumentare una serie di tassazioni sulle loro lobby che li hanno sempre aiutati in questi anni, sulle industrie petrolifere. Questo loro non lo riconoscono. Ma poi ci sono tanti investimenti per creare lavoro in questo paese. Noi dobbiamo investire in turismo. Ogni euro messo nel turismo in questo paese ne riporta 6 allo Stato. È un investimento per creare lavoro e per creare ricchezza. Le ristrutturazioni energetiche degli edifici. Noi dobbiamo rilanciare l'edilizia, ma l'edilizia in maniera qualificata, rimettendo in quel mondo personale qualificato che serve a ristrutturare energeticamente le nostre case, gli edifici pubblici. Guardate che questa roba lo fanno negli altri paesi d'Europa da anni. È solo qui che fingiamo di essere un paese ignaro del fatto che intorno a noi esistono tutti stati in Unione Europea con reddito di cittadinanza, che hanno un sistema di riscossione equo, che hanno una banca pubblica. Io ho visitato sia la banca pubblica tedesca che francese. Lo sapete che cosa fanno con quella banca? Danno finanziamenti alle famiglie di anziani per riuscire ad essere autosufficienti a casa propria il più possibile, in modo tale da non gravare sui costi della sanità, da non gravare sui costi del welfare. Danno finanziamenti alle giovani coppie che vogliono accendere un mutuo per farsi una casa e farsi una famiglia. Con le banche pubbliche finanziano le persone, aiutano le persone. Solo noi siamo stati in grado in tutti questi anni di vendere lo Stato alle banche private invece di fare dello Stato una banca pubblica che aiutasse i nostri concittadini. Li abbiamo visti fare decreti sulle banche private che hanno mandato, lo diceva prima il Presidente Imposimato, in mezzo alla strada risparmiatori, centinaia di migliaia di risparmiatori, decreti per salvare l'ILVA, ma non per salvare gli operai dell'ILVA, per salvare i dirigenti dell'ILVA, leggi che hanno eliminato la possibilità di condanna per tanti dirigenti dell'ILVA che avevano evaso, erano evasori, che hanno fatto delle leggi per spostare le soglie e salvarli dai processi. Ma tutto questo non è che è frutto di incompetenza. Io non voglio farvi una testa così con queste brutte notizie. Tutte queste brutte notizie sono la nostra grande opportunità di cambiare il paese. Ogni
cosa che non va in questo paese, è una grande opportunità per riprenderci. Abbiamo la corruzione? Bene, se la combattiamo recuperiamo 10-20 miliardi di euro per metterli in investimenti e creare posti di lavoro. Abbiamo la contraffazione del Made in Italy? Bene, se la contrastiamo recuperiamo 12 miliardi di euro e lo mettiamo nella sanità o nelle scuole per far funzionare i servizi pubblici. Abbiamo problemi legati al mondo dell'evasione, se combattiamo l'evasione seriamente recuperiamo miliardi e li rimettiamo nella ristrutturazione degli edifici pubblici che ci fanno abbassare le bollette elettriche, recuperare soldi e fare altri investimenti. In tutti i problemi di questo paese ci sono grandi opportunità, ma per cogliere queste opportunità dobbiamo portare al governo degli enti locali e dello Stato centrale persone con le mani libere. Nessuno abolirà mai i vitalizi se prende il vitalizio. Nessuno combatterà mai le banche se la campagna elettorale gliela pagano le banche. Nessuno investirà in energie rinnovabili finché i petrolieri vi pagheranno le campagne elettorali. Noi questo stiamo cercando di spiegarvi da anni e cerchiamo di portarlo ovunque questo concetto, anche con esempi concreti. Le nostre campagne elettorali le finanziate voi. Domenica prossima siamo a Palermo, c'è Italia 5 Stelle, è un grande evento nazionale, venite tutti perché vi racconteremo tutta l'idea di paese che abbiamo come Movimento 5 Stelle e parteciperemo ad un percorso sul programma per le prossime elezioni politiche che speriamo arrivino il prima possibile. Ma quell'evento non è finanziato con lobby che ci mettono soldi o con banche che ci mettono soldi o lo Stato che ci mette soldi. L'avete finanziato voi e lo avete finanziato con donazioni di 20 e 30 euro che hanno messo insieme, se non sbaglio, oltre 400.000 euro e abbiamo fatto un evento con le donazioni di chi ci crede. E se hai una forza politica in cui i soldi ce li mette chi ci crede, l'unica cosa che ti chiederanno quelle persone che ci credono è di governare in nome e per conto del popolo italiano, senza interessi personali, senza corruzione e senza le solite dinamiche clientelari. Cerchiamo di dare l'esempio, perché la credibilità passa per la storia politica di una forza politica, non per quello che dice. Perché le cose che sto dicendo io, che abbiamo detto tutti su questo palco, le potrebbero dire, probabilmente le dicono, anche sui palchi del PD, sui palchi di Forza Italia, sui palchi della Lega. Ma quelli sono i partiti che hanno incassato miliardi di euro di rimborsi elettorali, sono stati trovati con le mani nella marmellata in un sacco di inchieste di corruzione per tangenti e quindi possono anche dire che bisognerebbe abbassare i costi della politica, ma noi ci tagliamo gli stipendi, loro continuano a prendersi tutti i soldi delle nostre tasse, non li ho mai visti cambiare rotta. Io per questo mi trovo in questo movimento, li ho visti per anni dai TG che dicevano che bisognerebbe rinunciare all'auto blu, ai voli di Stato, però finché c'è una legge io vado in vacanza col volo di Stato, finché c'è una legge mi sposto con l'auto blu, finché non c'è una legge non posso tagliarmi lo stipendio, la legge me lo consente. Finché non c'è una legge non possiamo tagliare gli enti inutili, finché non c'è una legge non possiamo rinunciare all'immunità parlamentare, hanno sempre fatto così. Però erano d'accordo tutti a parole, erano tutti d'accordo a parole a eliminare l'immunità parlamentare, erano tutti d'accordo a parole a limitare i costi della politica e io da casa mia quando li vedevo nel TG dicevo ma se sono d'accordo, perché aspettano una legge? Perché non iniziano a dare l'esempio a farlo personalmente? E noi questo abbiamo provato a fare, non abbiamo aspettato una legge per cambiare il modo di fare politica. Io non ho mai usato la mia auto blu, non ho mai usato il mio volo di Stato come vicepresidente della Camera, mi sposto su tutto il territorio nazionale e non ho avuto bisogno di aspettare una legge per cambiare il modo di fare politica in questo paese. Questa per me umilmente si chiama credibilità ed è la credibilità che ha questa comunità di persone che non è rappresentata dai singoli, ma è rappresentata da un gruppo di persone che ogni giorno lavora, qualcuno lo vedete di più in TV, qualcuno lo vedete di meno in TV, ma siamo tutti concentrati in questo progetto. Ora sta a voi, decidete voi, hanno deciso già i cittadini romani, i cittadini torinesi, i cittadini di Alcamo, di Ragusa, di tutti gli altri comuni che governiamo in questo. Se il 2017 dovrà essere l'anno in cui il Movimento 5 Stelle arriva al governo della Sicilia e decidete voi se il 2018 dovrà essere l'anno in cui il Movimento 5 Stelle arriva al governo di questo paese. Decidete voi. Noi
stiamo dando il massimo, tutto quello che possiamo fare lo stiamo facendo per mandarli a casa il prima possibile. Faremo degli errori, ammettiamo gli errori, ma poi testa bassa e pedalare si ricomincia. Dobbiamo continuare a lavorare nella direzione in cui stiamo lavorando. Vi prego, manteniamo la barra dritta, perché per riuscire a raggiungere il cambiamento, per riuscire a incidere veramente nel cambiamento delle cose che ci circondano, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno di crederci. Non ci facciamo dividere dai giornali, dai media e dai sedicenti commentatori editorialisti che passano le loro giornate a sparare veleno e fango sul Movimento 5 Stelle. Grazie.